E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Ebbene sì, è successo di nuovo. Stiamo tornando a Napoli, ma perché? Perché? Innanzitutto ci piace Napoli e poi perché ci hanno invitato dei nostri amici che vedrete tra l'altro nel video. Una la conoscete già perché è Sara e avete visto nel video delle focacce di 3000 anni fa. L'altro è il suo ragazzo. Oggi è domenica, abbiamo preso la Corriere alle 5, arriviamo domani alle 7, domani mattina. Domani passiamo la giornata da soli io e te. Facciamo un mega vlog di tutte le robe che facciamo sia da soli che con Alex e Sara. Loro li raggiungeremo domani sera e poi passeremo anche la giornata di martedì insieme. E poi c'è una sorpresa perché l'andata il Flixbus, ma ritorno. Rimanete fino alla fine del video per vedere questa mini sorpresina. Non aggiungo altro perché sennò si allunga troppo l'intro. Vi lasciamo a questo mega vlog del ritorno a Napoli. Arrivati! Ovviamente ragazzi, l'idea è quella di provare cose nuove rispetto all'altra volta. Stiamo andando in metro, scendiamo in stazione Toledo per andare nella pasticceria dove ci sono tutte le brioche strane, quelle con i pan di stelle e gli Oreo. Sempre bella questa fermata della metro. Siamo in Piazza Plebiscito. Wow, che bella macchina sfondata! Abbiamo preso le brioche da Caldarelli e adesso andiamo a mangiarle sul lungomare. Ragazzi, siamo arrivati al parco e adesso mangiamo sì, le ma brioche. Dove siamo? Dove non mi hai portato? Ma come? Siamo attaccati a Mare ah, Fuori. Ah sì, Mare Fuori! Questa è quella di Danny. Qua è la mia con il limone. Limone! Guardate che buona col limone. Danny mangia i pan di stelle qua, ma cosa stai facendo, Danny? Buona? Franci, sta uscendo tutto! Buonissimo! A me assaggiare. Buonissimo, voto 8 per me. Tu, Dani, che voto dai? Il tuo? 8. 8 tutti e due. Prezzo 2 euro a brioche, che è un po' alto, però ci sta perché sono uniche. Buonissimo anche il limone sopra. Ci vediamo a pranzo. Ragazzi, adesso vi faccio vedere il room tour della stanza che c'è già dentro Dani. Ci farà vedere lei. Sarà lei a farci vedere la stanza. Andiamo, andiamo. Buonasera. Benvenuti. Sì. Diciamo che questa volta c'è poco da vedere. Sì, praticamente qua c'è il letto, qua c'è il ventilatore, il frigo, la TV, mentre di qua c'è il bagno. Anche il bagno molto essenziale. Però devo dire che è funzionale, c'è tutto quello che ci serve, addirittura il frigo, quindi possiamo mettere anche bevande, roba in frigo, anche roba da mangiare. È sottovalutato il posto, ma ci sta, ci sta. Andiamo a mangiare il panino. Ragazzi, il pranzo alla fine abbiamo deciso di mangiarlo qua in camera perché c'è meno casino e quindi ci sentirete meglio. Abbiamo preso due panini grenormi e dopo vi dico il prezzo perché è bassissimo, cioè assurdo. Dopo. Danny, qual è il tuo? Ammazza. Cioè, football. Assurdo. Il nome del posto è Magnatella, che si scrive con la N, si quella brasiliana. Tutto. Quella con così. E non è brasiliano, è spagnola. Spagnola. E siamo nei quartieri spagnoli come anche l'appartamento. È buonissimo. Il tuo è martadella pistacchio, cos'è? Burrata. È burrata. Il mio pomodorini crudo, burrata e crema di pistacchio e basilico. È assurdo. Il suo è pistacchio, mentre il mio è pesto di basilico. Prodotti freschi, si sente che i prodotti sono di qualità. Per me è un bel 9. Io 9,5 dico. Prezzo 5,50 euro il mio, 5 euro il suo. Un panino così economico, vi giuro ragazzi, per la qualità, mai preso. Complimenti ai ragazzi, vi salutiamo che probabilmente stanno guardando il video. Ragazzi, breve recap, sono le 8 di sera. Sono passate un bel po' di ore dall'ultima clip. Nel pomeriggio ci siamo riposati perché in Flixbus abbiamo dormito relativamente poco. Siamo usciti verso le 5:30, abbiamo fatto un giro in centro, abbiamo fatto shopping. Dani si sta preparando perché adesso andiamo a cena con Alex e Sara. È arrivato il momento di incontrarsi con Alex e Sara. Siamo andati in una pizzeria caratteristica della Spacca Napoli. Abbiamo preso tutti e quattro la stessa pizza, una bufalina. Abbiamo mangiato al buio a causa dei problemi relativi ai blackout continui.
La pizza era buonissima, infatti si sa che qui a Napoli è una cosa unica. Adesso però dobbiamo concludere in bellezza andando a mangiare un dolce che non abbiamo mai assaggiato. Il locale si chiama Chalet Ciro e Francia ha mangiato tutto da solo, mentre io non ho mangiato niente. Era buono, per carità, ma troppo dolce per i miei gusti. Voto 7, non lo rimangerei un'altra volta, sinceramente. Finalmente è arrivato il momento di andare a prendere il fiocco di neve, il mio dolce preferito personalmente. Il voto che do ovviamente è un 10. Passeggiando per le strade di Napoli, io e Alex abbiamo provato la limonata a cosce aperte. Bella l'esperienza di sbrodolarsi tutti, ma la limonata non era così tanto buona. E ora è arrivato il momento di andare a mangiare il puoc. Siamo già stati l'anno scorso, ma siamo tornati per farglielo assaggiare a Sara e Alex. A noi sembra che sia piaciuto ad entrambi. Abbiamo dato tutti lo stesso voto, un bel 9. Ragazzi, ora è arrivato il momento della sorpresa finale. Abbiamo preso un taxi, tra l'altro anche questo prima volta, e ci siamo diretti in... Raga, secondo voi dove siamo? Raga, io penso di morire adesso. Dani, tu hai capito cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il giro della pista. Quando partiamo? Per prendere velocità. Ehi. La partenza inizialmente è stata un po' traumatica, però dopo io ho dormito per tutto il viaggio, quindi molto tranquillo, sinceramente. Io non pensavo a una partenza del genere, letteralmente schiacciato al sedile. Nel complesso l'esperienza dell'aereo ci è piaciuta abbastanza. L'unico lato negativo è l'attesa prima di salire in aereo. L'arrivo è stato veramente molto figo, anche se siamo atterrati di colpo e ho preso uno spavento. Ragazzi, questo è tutto ciò che abbiamo fatto in questi 2 giorni. È stata un'esperienza bellissima e indimenticabile e speriamo di ripeterla in altri luoghi. Mi raccomando, andate a seguire Alex e Sara su Instagram. Tra l'altro hanno anche un profilo che si chiama Travel and Food Experience, quindi mi raccomando andateli a seguire. Infine vi chiediamo di lasciare un like, condividere il video e lasciare un commento se volete un altro video con Alex e Sara. Ci vediamo al prossimo video!